Ciao a tutti, il mio nome è Diamo93 e in questo video vi mostrerò il caccia navale di livello 3 degli americani, cioè l'F3F. L'F3F, da come potete vedere dalla quantità di kill markings, è il mio livello 3 preferito, meglio, lo era fino a un po' di tempo fa, adesso è un po' che non lo uso. Ed è veramente buono perché, a parte la potenza di fuoco, il resto è accettabile. Ha meno punti vita rispetto all'Ox 75 pare 5, però è relativo. Potenza di fuoco è leggermente inferiore, nonostante solo 2 mitragliatrici, mentre l'Ox 75 ne ha 6. In velocità è più lento rispetto all'Ox 75, però in manovrabilità dovrebbe essere superiore. No, sono pari. Allora, in statistiche dovrebbero essere inferiore, però continua a essere il mio preferito. Ok, non c'è tanta gente. Ci sono tanti livelli 2, però. Che quindi dovrebbe causare una battaglia di livelli 2 e livelli 4. Allora, dalla tappa ci sono solo minacce possibili, minacce possibili sono le due palle, il 16 e lo 0 e il resto, abbordabile. Su. Che oggi provando l'F3F, facendo una partita, mi sono andato a schiantare prima ancora di poter entrare nella partita. Ero in National Park e lì succede spesso. Ok, come per l'F2F mi alzo e aspetto che arrivi la prima preda. A quanto pare la prima preda sarà questo bel R80 che sembra tanto intenzionato ad andare per bersagli a terra, eh sì. Come vedete la potenza di queste mitragliatrici è abbastanza ragguardevole, motivo per cui ha una potenza di fuoco abbastanza simile a quella dell'Ox 75 che ne ha 6. E come vedete, sì, in manovralità dice che è inferiore all'Ox 75, però oddio, non lo vedo discutibile. Come vedete riesco a manovrare tranquillamente senza problemi di sorta. Mi stanno anche sparando addosso, però oddio, non ne so. Ok, adesso ne ho risentito. Ah, perché ho lo zero addosso. Ok, ho lo zero addosso, che era più manovrabile di livello 4. Il fatto che ci sia tanta gente in questi paraggi sicuramente non aiuta a capire chi è dove. Ok, lì lo zero. Due miei amici si sono scontrati bellamente, non hanno prestato attenzione. E io inseguo. C'è un bello uno contro uno contro questo zero. Il mio obiettivo principale non è propriamente distruggerlo, ma è solo fargli perdere tempo. Perché so bene che ci metterò tanto a distruggerlo, nonostante sia un giappone. Oddio, però adesso, come vedete, anche se ho solo due mitragliatrici, non è troppo un problema distruggerlo. Però il mio scopo come era fare appunto fargli perdere tempo, perché è il migliore aereo a livello di manovrabilità, quindi può essere un grosso problema. Ma adesso che senza motore non lo è più. Adesso sarà morto. Ah!
ho perso tempo perché devo schivare la montagna. Comunque quella piccola collinetta. E sono mancato perché è più lento di me adesso. Non è neanche. Ha solamente 2 kill markings. Adesso è arrivata gente ad aiutare lo zero. Che mi complica il lavoro. Come vedete, un aereo giapponese danneggiato diventa molto lento. Quindi difficilmente distruggibile. Però oddio. Ultimo nemico. Il 2 pal che mi è esattamente dietro. No, non mi preoccupo troppo. Come vedete sono molto agile, nonostante le statistiche dicono diverso, motivo per cui vi sconviene fidarvi completamente alle statistiche. Di solito sono o sbagliate o incomplete. Quel mitragliere. Meglio andarmene. Come vedete, perde velocità, ma relativamente, contando che, vabbè, non andavo proprio in verticale, però poco ci mancava. Sono gravemente danneggiato, motivo per cui è inutile che rischiare contro mitragliere. Ho provato qualche colpo random, però non avendolo beccato non mi sono fatto problemi. Bella, guarda quel 16. Ho fatto fuori una 6M, una rotante e danneggiato un I16. Come vedete non è troppo un problema. Facciamo l'altra. Ho tanti 5, quindi mi sa che sarà National Park e sarà contro 109. Interessante. Oh, che palle. Incontriamo di nuovo BFR che avevamo già incontrato. Non mi ricordo in che video. Ma mi pare eravamo con l'AR-68. Sì, può darsi. Non so se sono gli stessi. Però, in ogni caso starò attento. Cercherò di uccidere il prima possibile BFR e i suoi compagni. Sarà lo scopo di questa missione, contando che sono l'unico. L'ultimo della fila dovrebbe essere quello più trascurato. Sperando che stavolta non vada a scontrarmi contro la montagna. Su, non voglio scontrarmi e o essere ucciso. Ok, siamo appena partiti. Non ho disattivato il boost. Vabbè. Aspetto che si raffreddi. Ok, c'è quel bel 109B che mi punta. Ho fatto una semplice manovra per distrarlo. E adesso vado a concentrarmi sul bersaglio. Sull'obiettivo di adesso, cioè distruggere BF. Ah, 20 mm. Non l'avevo visto. Sicuramente loro hanno pensato lo stesso, nonostante io avessi un aereo molto inferiore a loro. Adesso vedi, cerco. Dov'è? No, non è questo. Non è questo. Non è questo. Dove cavolo è? No. Stavo cercando il P36 che non. Ah, non abbiamo, ecco perché. Speravo di farvi vedere il P36, che sarebbe l'aereo dopo. Vi faccio vedere questo, che è il P40. Era il mio aereo di livello 5 preferito. Un po' difficile da usare perché essendo mediocre contro i livelli 5 non. Non ha storia, no, non c'è storia. Non c'è storia proprio. Come sospettavo, come aspettato.
BFR e i suoi compagni hanno due uccisioni. Oddio. BFR ne ha due, Words ne ha due. Almeno uno. Probabilmente si è scontrato con qualcuno. Però c'era. Lo sapevo che sarebbe successo, quindi. Non mi aspettavo che, se, di essere, non mi aspettavo di morire così in fretta. Questo è razzi ancora, mi sa. Sì, cosa da non fare mai. Quando siete in combattimento, anche se avete razzi, lanciateli. Tanto quei razzi non, di sicuramente non uccidete nessun aeroplano. Adesso è praticamente impossibile. Però, oddio, stiamo vincendo in superiorità. Perché l'altra squadra non ha. Non ha aerei da superiorità. O meglio, ce li ha, ma non li stanno usando. Il che. Forse non rende vano questa battaglia. Vi farei tanto vedere loro in azione, che sono dei giocatori molto interessanti. Cosa da non fare mai, dare le spalle a un nemico, specialmente se ha esperienza. L'F2A in sé per sé è un buon aereo. Era il mio, come avevo già accennato, era il mio preferito. Era quello con cui ho fatto il mio primo torneo, cioè il primo tempo fa, tipo no, ottobre, novembre, c'era stato un torneo, tipo una volta avevo usato solamente l'F2A contro i livelli 6, riuscendo a giocare anche discretamente, vabbè, erano mesi fa. Ed era totalmente diverso il gioco. Certo, è un po' fuori dal topic di questo video perché appunto il mio F3F è morto, ma avendolo già visto ben in azione nella battaglia precedente, non ho molto da dire al riguardo. BFR sembra anche lui morto. Sì, no, sono tutti morti, bene. Dovrebbe essere fattibile. Come vedete, non sempre è facile capire come si è morti, come appunto non aveva. Non è facile vedere. Certo si può leggere, però ogni tanto non è facile. Vedete, non è facile vedere. Adesso appunto non c'è neanche più. Wow, vicini quei due. Adesso c'è solo più un aeroplano. Seguiamo questo, che è quello più vicino. Non capisco, ovviamente non è facile capire se è potenziato o meno, per ovvi motivi. Quel nemico è ancora vivo, però non è un problema perché abbiamo vinto in superiorità. Non ho fatto granché. Sono morto subito. Come vedete, 6 colpi ricevuti perché erano 20 mm. E purtroppo non è possibile sopravvivere. Detto ciò, per oggi è definitivamente tutto. Quindi domani vi potreste aspettare dei video sugli aerei di livello 4 e di livello 5 degli americani. Per poi aspettarvi il giorno successivo. I primi due livelli dei giapponesi. Alla prossima!